La preghiera umile è essenziale, come quella del pubblicano che dice solo «O Dio, abbi pietà di me, peccatore», è quella che ottiene la misericordia di Dio. Lo ha ricordato Papa Francesco nella catechesi dell'udienza generale tenuta in piazza San Pietro, presenti più di 20.000 fedeli. Proseguendo la serie di catechesi giubilari sulla misericordia, il Papa ha commentato la parabola del fariseo e del pubblicano, sottolineando che quella del primo non è una vera preghiera perché è piena di arroganza e ipocrisia. Il fariseo prega se stesso, invece di avere davanti agli occhi il Signore, ha uno specchio e si compiace della propria osservanza dei precetti. Si ritiene giusto e invece trascura il comandamento più importante, l'amore per Dio e per il prossimo. Il pubblicano invece prega con animo umile e pentito, mendica la misericordia di Dio e presentandosi a mani vuote, con il cuore nudo e riconoscendosi peccatore, ci mostra la condizione necessaria per ricevere il perdono del Signore. Mentre chi si crede giusto e disprezza gli altri, come il fariseo, è un corrotto e un ipocrita, e la sua superbia lo allontana da Dio e dagli altri. Se Dio predilige l'umiltà, non è per avvilirci. L'umiltà è piuttosto condizione necessaria per essere rialzati da Lui, così da sperimentare la misericordia che viene a colmare i nostri vuoti. Se la preghiera del superbo non raggiunge il cuore di Dio, l'umiltà del misero lo spalanca. Ma Dio ha una debolezza, la debolezza per gli umili. Davanti a un cuore umile, ma Dio apre il suo cuore totalmente.